Bella ragazzi e benvenuti a questo acquisti manga numero 20. Devo dire c'è un po' di roba, c'è un po' di roba qui, un po' di roba qua, c'ho una pila e un po' e altri volume qua da farvi vedere. Cominciamo subito perché veramente non so quanto dura. La prima cosa che voglio far vedere, che mi hanno dato gratis ma perché non è un volume in sé ma è giusto per presentarlo, è questo Volt. In poche parole questo parla di una storia dentro una fumetteria, o almeno è quello che mi hanno detto, io ancora non l'ho letto. Se ne sono già usciti 4, però comunque cioè è proprio, sono due fogli in riga, eh. Non lo so, io ve lo faccio vedere se poi vi può interessare questo personaggino. E i primi 3 volumi sono insieme, poi il 4 è uscito da poco e niente. Volt numero 34 di Orfani, ed era l'ultimo che avevo prenotato. Vabbè, so che ne sono usciti degli altri, ma per adesso questo era l'ultimo che avevo prenotato. E Orfani Ringo, cioè Orfani Ringo, non Orfani l'altro, perché ce l'ho già tutto. Numero 23 di Morgan Lost, ragazzi. Non finisce più, non finisce più, non so che cosa dire. Non finisce più, basta, mi ha stufato. Cioè, se va avanti ancora qui, già hanno presentato anche quello dopo, però se va avanti ancora troppo, poi lo smetto perché m'ha stufato. Abbiamo numero 6 e numero 7, ragazzi, della Perfect Edition di Rocky Joe. Allora, non c'è molto da dire di Rocky Joe, sono grossissimi, costano 8 euro perché è una Perfect, io ve lo consiglio, vabbè, ma tutti quelli che conoscono Rocky Joe lo consigliano perché è fatto bene. Rocky Joe, ragazzi, mi raccomando, leggetelo se non lo conoscete. Numero 11 di Ushio e Tora. Ragazzi, io penso che finisca con il 12 o il 13, non sono sicuro, questa è una cosa che penso io perché avendolo letto, vi dico anche qui i disegni, non vi aspettate che siano disegni super, guardate dietro la faccia, cioè non vi aspettate che siano super disegni, anche questo è molto vecchio. Come manga sì, è bello, all'inizio parte molto bene, poi al centro un po' forse ti puoi anche annoiare, poi alla fine si riprende bene. Adesso non so, come vi ho detto, quanti volumi manchino, però penso due poi finito. Raga, ho chiuso la finestra perché hanno ricominciato a fare i lavori, grazie, proprio adesso che sto registrando, e non so se sentite, io spero di no. Comunque andiamo avanti e niente, sopportiamo. Comunque numero 5 di una serie che è finita, ovvero Kiseiju. Io gli altri li ho, mi mancava il numero 5 e l'ho preso. Prezzo 9,95 euro, fanculo. Regà, numero 8 di GTO Paradise Lost. Allora vabbè, GTO conoscono tutti, Paradise Lost, vabbè, leggete, perché vedevo i disegni, sono sempre quelli, sono, a me piacciono tantissimo. Cioè guardate qui, madonna regà, cioè io questo ancora non l'ho letto, però ve lo consiglio. Regà, ho preso dei volumi, non tutti, me ne mancano 2, di una serie che vi avevo promesso che l'avrei presa, anche perché a me mi è piaciuto l'anime, cioè ho visto tutto quello che è uscito, e sto parlando di Dead Man Wonderland. Questo è il terzo volume, mi sono preso il terzo, il quarto, il quinto, il sesto già li avevo, poi adesso ve li faccio così, ho preso il settimo, l'ottavo, mi manca il nono e il decimo, e poi gli altri li ho, gli 11, 12 e 13 li ho tutti, mancano quei due ma arriveranno adesso con calma, quindi mi sono preso la serie diciamo completa di Dead Man Wonderland. Regà, devo far veloce perché hanno già cominciato a fare un casino allucinante e se fanno casino non riesco a registrare. Allora, ho preso un'altra serie che è completa, chiaramente formata da 6 volumi, perché quest'estate mi sono letto tutto Shaman King e quindi ho detto dai, prendiamoci anche Shaman King Flowers. Mi sono preso tutto Shaman King Flowers, ancora non l'ho letto, adesso appena posso me lo leggerò, ma c'ho altre cose che sono prima, quindi sono più importanti secondo me di Shaman King Flowers, e niente, Shaman King Flowers, ditemi voi se è bello Shaman King Flowers. Io non lo so, ho letto il trailer, non mi dispiaceva, sì il trailer ho letto scusate la trama, non mi dispiaceva e quindi ho deciso di prenderlo. Ditemi voi. Raga, qui abbiamo l'ultimo volume di Assassination Classroom, il numero 21. Ok, questo è l'ultimo volume, ragazzi, almeno ho chiesto al fumettista, questo è l'ultimo, e vi ho detto sì. Vabbè, non so se quanto possa essere vero, ma spero di sì, o almeno non vorrei dire cazzate, sì, il numero 21. E che vi devo dire? Assassination Classroom 21. Raga, abbiamo il numero 22 dell'Attacco dei Giganti. Non vi dico nient'altro dell'Attacco dei Giganti, carino, sempre uguale. Numero 10 di I Am a Heroes. A me piace, tanto, avevo detto che non assomigliava a Naruto, infatti non si assomiglia a niente, però non mi dispiace per niente. Numero 51, ragazzi, di Fairy Tail. Finisce col 63 e... Allora, mi sono visto anche qui tutto l'anime,
Adesso devo continuarlo da dove è finito l'anime, che penso sia il volume 49, sì, più o meno, finito da lì, e devo continuare, quindi devo leggere fino al 49 questi due che sono usciti. E per vedere, beh, piace, che devo dire? Finisce con 63, sono tanti, sì. Numero 6 di Tokyo Ghoul Re, letto, devo essere sincero, non ci ho capito un cazzo. Raga, non ci ho capito niente, forse perché ne esce uno ogni 3 mesi e io ne leggo uno ogni 3 mesi e fai fatica poi a collegare quello che è successo il mese scorso. Comunque, Fairy Tail, Tokyo Ghoul Re 6, niente di che. Cioè, non ci ho capito, quindi dovrei rileggermelo. Questo, ragà, lo faccio molto velocemente perché ne ho parlato in un video precedente e sto parlando di Dead Tube. Questo è il primo volume di Dead Tube. Avevo detto in quel video che non sapevo se mi prendevo anche la seconda, comunque i prossimi volumi, sono già usciti più di 7 volumi, penso. No, 7 sicuri. E sicuramente il secondo me lo prendo, devo vedere adesso quando uscirà. Non è per tutti, lo ripeto. È tornato dopo tantissimi anni di nuovo Nisekoi numero 13. Io amo Nisekoi, mi piace tantissimo, penso sia di 27 volumi conclusa, credo, quindi in Italia tipo finirà fra 3 anni, ma fa niente, comunque Nisekoi 13 mi piace tanto, mi piace tantissimo, raga. Oh, che volete? Anzi, ditemi voi se vi piace Nisekoi o meno. Numero 21 di Guns. Raga, Guns a me piace, si legge velocemente. Bello, finisce col 37, mi piace, sì. Raga, abbiamo il numero 20 di Haikyuu. Madonna che faccia che c'è questo qui, Numero 20 di Haikyuu, mi piace un sacco la pallavolo, mi piace un sacco questo manga e ve lo consiglio. Beh, chiaramente se no non avevo piato. Numero 42, ed è uno dei miei amori questo manga, sto parlando di Kenichi. Cioè, guardate Kenichi quanto è bello, perché questo è Kenichi, sì. Magari, no. Che inizio, questa è una professoressa, no, una professoressa, è un insegnante. E... cioè, apriamo. Ok. Devo dire che sono rimasto molto indietro in Kenichi, quindi dovrei ricominciarmi da capo e rileggermelo fino al 42. Ma voglio aspettare. Me lo rileggerò tutto quando sarà finito. No, vabbè. Adesso magari più avanti me lo rileggo, però... 42 Kenichi. 3 numeri, ragazzi, di Naruto, e sto parlando del numero 19, 20 e 21 di Naruto Color. Allora, va bene, sono sottilette, tutto quello che volete, però io ve lo ripeterò sempre, a me Naruto Color mi piace un sacco, perché voglio la guerra che hanno fatto a Naruto, quindi la guerra dei ninja, in questa edizione, perché voglio capirci qualcosa, se uno non guarda l'anime a leggere il manga, fa una gran fatica, fa veramente una gran fatica. Quindi lo voglio in questo formato e quindi me li piglierò tutti. Siamo arrivati alle chicche, ragazzi, alle ultime chicche, non manca molto. Abbiamo dal 2 al 5, non è finita chiaramente perché, cioè è già finita, però io ancora non l'ho recuperata, la devo recuperare, di Happy, Shalala, It's Nice to be Happy. Dal numero 2 al 5, regà, Urusai, perché sto dicendo Urusai? Regà, a me piace un sacco, è fatto veramente bene. Cioè, Naoki Urasawa è bravissimo e adesso mi voglio finire Happy, poi con calma magari mi recupero anche tutte le altre. Potevo anche prendermi, perché sono andato oggi a prendere dei volumi, potevo anche prendermi 20 Century Boys, ma non l'ho preso. Anzi, ditemi se me lo consigliate o meno. I disegni, vabbè, però ditemelo. Regà, siamo alla zona hot. Allora, cioè, c'è la zona hot e poi c'è una sorpresa alla fine. Però in questa zona hot ci sono 3 volumi che io personalmente adoro e sto parlando, adesso lo guardo da lontano, numero 19 di Prison School, raga, bellissimo, e facciamo la classica mossa, apriamo al centro una pagina, una che si gratta il culo, non sto scherzando, non so se mette a fuoco, si sta a grattare il culo, chiudiamo, apriamo un'altra pagina, allora, ma che tette ha? Regà, non sto scherzando, guardate che bestie, ma come fa? Vabbè, Prison School 19. Regà, numero 6 di Monster Musume. Che posizione strana, perché poi con un ragno e dietro chiaramente ci sono le altre due. Però io non riesco a pensare che un umano possa andare con un mostro. Fa schifo, però anche qui facciamo come Prison School. Allora, lui che cavalca la cavalla. Chiudiamo, apriamo, niente di che. Vabbè, è meno di Prison School, ok, però merita anche questo. Regà, siamo giunti al numero 12, ma di che cosa? Beh, di Peep Hole.
lo so, state aspettando questo, e infatti io vi accontento, giriamo e apriamo il buco. Ah, due finnette da niente. Ma sto giro mi ha un po' deluso, people. No, sto scherzando. Però anche qui faremo come gli altri due. Chiaramente qui apri una pagina e vedi tutto il mondo. Apriamo a caso, eh. Ah, oh, niente. Un po' strano. Riproviamo. Ecco. Riproviamo, lei ha quattro zampe che gli stanno calando le mutande. Cioè, gli calavano le mutande. People 12. Regà, ecco la chicca di cui vi parlavo. Allora, io non sono mai stato un fan di questa serie. L'ho scoperta non molto tempo fa, sì, sapevo che esisteva, ma non mi ci ero mai avvicinato. Devo dire che da quando ho visto l'anime, che mi è piaciuto tanto, anche se le puntate erano veramente poche, ma perché? Perché questo anime è stato bloccato. È stato bloccato per tanti motivi. Uno, forse perché l'autore non sapeva più cosa fare. E due, l'autore è morto, quindi non puoi neanche più portarlo avanti. Mi sono preso tutta la serie, vabbè, è formata da 7 volumi e bella, bella. Mi sono preso tutta la serie tranne il primo perché adesso è esaurito, non si trova, devono fare una ristampa e vabbè, la faranno. E sto parlando di, madonna quanto pesa, regà, oh madonna mia, High School of the Dead. Vedete? Dal 2 al 7, mi manca l'1, e è bello, raga, lo appoggio perché pesa, è bello. Prendiamo il primo volume, e qui c'è una scena che vi devo far vedere, beh, ce ne sono. È full color, full color, bellissimo, e a me piace tanto perché vabbè, intanto è full color ed è fantastico, costa 13,90€, costa parecchio. Però regà, merita, eccola, eccola, andiamo un po' più indietro, non questa scena perché forse non posso farla vedere, ma forse posso capire manco questa. Minchia, raga, non posso farvele vedere le scene. Sono troppo, 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 troppo. Questa va, faccio vedere comunque. Cioè, guardate che roba. Guardate come sono fatti bene i disegni. Cioè, io questo vi chiedo, di guardare i disegni. I disegni dovete guardare. Vabbè, raga, a parte gli scherzi, vabbè. High School of the Dead. Dal 2 al 7 li ho tutti. Il primo, se uscirà, quando riuscirà la ristampa, lo prenderò. E niente, sono contento. Sono veramente contento di questi acquisti. E niente, ragazzi, io il video lo concludo qui. Se vi è piaciuto, lo sapete, un bel pollice in su. Se non è piaciuto, chiaramente, pollice in giù. Bella!